senso di questa giornata oggi? Perché è così importante che i sindacali intervengano e facciano rete? È il primo attivo quadri in presenza che facciamo dopo 16 mesi. Prepariamo queste tre grandi manifestazioni, la nostra Bari. La nostra non è una manifestazione contro, ma è per il Paese e per noi, per il Mezzogiorno. Vogliamo mettere insieme le ragioni, a partire ovviamente dal non sblocco dei licenziamenti collettivi, perché creerebbero tante tensioni, soprattutto qua nell'area napoletana e campana, ma anche ripartire dall'esigenza che abbiamo sollevato, quello del rinnovo dei contratti pubblici, a partire dalla scuola, ma anche ovviamente le ragioni fiscali, le ragioni della non autosufficienza e poi ripartire anche con una sanità diversa territoriale. Queste ragioni sono valide nazionalmente e anche territorialmente. Ecco perché le grandi organizzazioni del lavoro, CGIL, CISL e UIL, si mobilitano per costruire una grande iniziativa e una risposta del lavoro per far crescere il Paese migliore di quello che abbiamo ereditato dalla pandemia. Pandemia, piano di rilancio, quali sono le prospettive per l'Italia e per il Sud in particolare? È un'occasione importante quella del recovery, anche l'autorizzazione europea al nostro piano di resilienza è fondamentale. Adesso bisogna che si attui una governance nazionale e territoriale per far sì che quelle risorse vengano spese bene, a partire ovviamente da una ripresa di una forte digitalizzazione del Paese, una transizione ecologica importante, ma soprattutto per dare risposta alle tante donne che non lavorano, ai giovani e soprattutto ridare una speranza in questo Paese in un rispetto delle regole e nella legalità. Grazie, segretario.